faccio vedere un po' di cosine che ho preso ieri da Zara, questa volta mi sono contenuta. Allora, maglioncino questo stupendo, così corto a cardiganino con la manichina corta e il collo gioiello, bellissimo, con una gonnellina, un po' la francesina, bello. Poi reparto bambini, che ogni volta si trovano delle cose secondo me molto più belle che nel reparto adulti. C'è questo vestitino stupendo, tutto pelosino, bellissimo. Spero che mi vada in lunghezza, speriamo, ma credo di sì perché di solito Zara fa tutte le taglie strane. Poi gonna così lunga, pseudo seta bianca, questa secondo me è molto carina con questo maglioncione che ho trovato, collo alto, manichina così, anche magari con una camicetta sotto, e dietro tutta la schiena nuda, bellissimo. Poi sempre reparto bambini, ho trovato questa gonnellina bellissima rosa e anche questa qui grigia. Cioè, perché nel reparto adulti queste gonne non le fanno? Boh. Poi, ah vabbè, questo qui non lo so, non mi sono data una spiegazione. L'ho trovato in saldo, visto così, cioè classico boxer da uomo, col taschino dietro, ma ho pensato magari con camicia bianca super over, cappellino, calzina fino a qui bianca con sandalo aperto col tacco, occhiale e cappottone over. Nella mia testa ha senso, poi non lo so effettivamente. Body, questo com'è che era? Ah, carino, semplice così, mi piaceva il colore, la canottierina classico così. Poi poncio gigante bianco, che se andate sull'altro social, credo si dica così, guardando dicono l'altro social, ci ho fatto un vestitino con questo poncio, ho fatto un nodo finale, è venuto un vestitino super carino, perché questo rimane proprio lungo. Poi sciarpona, questo ha un tessuto meraviglioso, tessuto stupendo, l'ho presa così over perché volevo fare un effetto del genere, poi l'ho messo decisamente meglio però con il cappuccio dietro. Bella, la trovate di mille colori, veramente ce n'erano almeno 15 diverse. Poi, ah sì, bello, maglioncione super over tutto bucato con in fondo il fiocchettino per regolarlo, lo potete accorciare, stringere, bello. Poi body così, che praticamente è esattamente come il mio, rimane così sgambato, questo tra l'altro è lo stesso colore e bello, questo lo mettete sempre ovunque, però li ho presi a maniche corte, canottiera, maniche lunghe, sono bellissimi. E poi guantini senza dita, questi servono sempre. Vediamo di qui, carino, si tengono anche caldo perché li ho usati anche in montagna. Poi non c'entra niente, da Calzedonia ho trovato queste calze che non sono male, sono tutte lavorate viola, magari con un vestitino bianco può essere carino. Basta, sono stata abbastanza brava questa volta e ho preso tutto ieri, quindi trovate tutto.